collaborazione con La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice il Fiore del Latte, ESI, Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua, Borgo di Colloredo, Arredamenti Spazio Cucina Vitale. Ciao a tutti, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Rachele Del Borrello. Ciao a tutti, con me lo chef Nicola Vizzarri. Bene. Oggi è venerdì, quindi come da calendario. Come, esatto, da calendario. Un piatto di gran gourmet. Quindi. Diciamo che prepariamo un parallelepipedo di tonno in crosta di pistacchio, mandorle, su una salsa di tonno e della scarola leggermente scottata. Benissimo. Andiamo. Iniziamo. Tonno. Questo è il classico colore del tonno. Del tonno. Quando vediamo quelli belli rossi che sembrano quasi dei filetti di carne, bisogna diffidare, perché comunque benissimo, vengono diciamo iniettati di sostanze sempre vegetali, però che vanno a colorare, non è il classico colore del tonno, è questo marroncino. Quindi un altro consiglio per la scelta del tonno è ovviamente in base al colore. Certo, l'andiamo a panare con del pistacchio mandorle, facciamo poi la salsa tonnata e abbiniamo questa scarola scottata. La prima iniziamo. Cosa che... Quindi su questo piano Decton possiamo fare di tutto, battere tutto, indistruttibile. Possiamo anche un attimo andarlo a frullare, però poi avremo più una farina, no? Una farina, invece sì. A noi piace, invece a me piace conservare un po' pezzettoni più grandi. Questi granelli, diciamo, un po' grossolani, no? Che poi vanno ad essere, a fare la parte croccante, no? Sì, anche poi per sentirli in bocca. Ecco qua, abbiamo il nostro coltello e cominciamo il nostro trito. Trito, benissimo. Quindi questo è per fare la panur del tonno che andremo poi a scottare in padella. Benissimo. Il tonno deve rimanere crudo al centro. Al centro, quindi giusto una scottatura, meglio, certo, diciamo. Da ambedue le parti deve rimanere crudo per dare proprio il meglio di sé, di gusto e sapore. E sapore. Visto che il tonno comunque è un pesce che con le sue fibre, come ci ricorda un po' lo spada, la ricciola, quindi tendenzialmente un po' secco. Se vogliamo, lo andiamo, diciamo, ad accompagnare con una salsa tonnata. Ah, benissimo. E della verdura leggermente scottata per pulire la bocca. La scarola in questo caso, sì, ha scelto chef. Mettiamo i nostri parallelepipedi. Per la panatura. Sì. Olio, si aggiunge il classico extravergine oliva per dare quel collage, per far aderire la panatura al nostro tonno, certo. Sì, questo collante, diciamo. Sì. Ecco qua. Il tonno comunque è un altro tipo di pesce che contiene gli omega 3, quindi acidi grassi importantissimi poi per il nostro cuore, perché vanno anche a abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, il colesterolo cosiddetto cattivo. Certo. E quindi è un toccasana per la nostra salute, soprattutto chi soffre appunto di colesterolo alto può tranquillamente consumare il tonno, perché ne contiene, come il pesce azzurro, no? Certo. Che va anche a migliorare la salute del nostro cuore e del nostro cervello, certo. Quindi è, infatti è consigliato, un toccasana per la nostra salute, esatto. Certo. Andiamo a scottare un attimo in padella, sempre padella, con olio. Sì. Quindi ricordiamo che non deve essere cotto il tonno, ma solo leggermente per non preservare appunto la morbidezza anche al suo interno. Ecco qua. Ecco qui, il classico rumore. Che io amo. Prepariamo adesso la nostra che si salsa prepara. Tonnata, mettiamo. Quindi gli ingredienti sono tonno. Sotto olio. Sì. Capperi. Sotto sale che abbiamo dissalato. Ok. Filetti di acciughe sotto sale che abbiamo lavato. E il tuorlo. Ah, c'è magari anche chi aggiunge l'albume? C'è l'albume, sì. Diciamo un uovo sodo. A me, per farlo proprio nella maniera più gustosa possibile, non piace. Lo eliminiamo. Il bianco, quindi. Sì. Quindi certo, mettiamo solo so il tuorlo. Alla base della salsa tonnata c'è chi usa anche la maionese.
Ai ai ai, Rachele. Errore gravissimo. In cucina con lo chef. Nel senso. Scusa, okay. L'altro ingrediente è il limone, succo di limone. Di limone fresco per dare quella nota acidula. E poi quindi niente maionese, chef. Niente maionese. Questo è un errore comune. Nella maniera più assoluta. Non è quella la vera salsa tornata. Salsa tornata. Ripetiamo: tonno sott'olio, acciughe, capperi. Tuorlo d'uovo, succo di limone, olio e olio extravergine d'oliva. Avremo una salsa tonnata decisamente delicata, saporita, sì. E non quella un po' che ci lascia un po' pesante. Pesanti, proprio perché c'è la maionese. C'è la maionese. Giriamo un attimo il nostro tonno, eccolo qua. E già si vede. Eccolo qua, è già pronto. Bel profumo. Mettiamo un attimo nel piatto, scusa. Sì. Per farlo poi riposare un attimo prima di andarlo a tagliare. A tagliare, quindi adesso assaggerai la vera salsa tonnata. Salsa tonnata. Avrò il privilegio di assaggiare la vera, l'autentica. La prima domanda che ti ho fatto è: metti la maionese? Sì, eccolo qua. Guarda che bella, vedi? Comunque fa. Ed è saporitissima, senti il profumo. Si sente. Dell'uovo e del tonno. Senti? Avvicinati. Non è quella che bella fresca, di solito, nonno. Profumo un attimo fresco. Che tolgo il tonno, se no passiamo di cottura. Lasciamo un attimo rassodare un attimo, che tutte le carni, i pesci prima di essere serviti hanno bisogno un attimo di qualche minuto di per raffreddarsi, no, per riprendersi i suoi succhi, no? Non essendoci la fonte più di calore che li fa uscire fuori, se li riprende un attimo. Così finiamo la nostra salsa. Quindi abbiamo aggiunto successivamente l'olio. Olio. Puoi prendere un cucchiaino? Piccolino, eccolo qui. Questo te lo faccio fare in diretta. In diretta, prego. Assaggio. Buonissima. Va bene. Sì, un gusto delicato. Questo corso lo paghi, Queste sono tutte nozioni che prima non sapevi, adesso esatto. Sto scherzando. Ma anche per i nostri telespettatori, perché ci sono tante informazioni che magari sfuggono, certo. O c'è chi ovviamente non le sa. Certo. E quindi noi diamo anche quei consigli in più, ovviamente. E questo quello, grazie allo chef che è espertissimo di Telemodise in materia. Sempre con gli stessi ingredienti, anziché aggiungere la maionese, lasciarla così. Avremo una salsa tonnata delicatissima, gustosissima. Sì. Scottiamo confermo, un attimo la nostra scarola. Un anche modo se diverso di utilizzare la scarola in cucina, certo. Perché è sempre una utilizzata a crudo. Esatto, a crudo. Invece così deve essere proprio un po' di sale, pepe, sale, olio, pepe, olio, aglio. In padella. Lasciamo un attimo che si abbassi un po' il suo volume, siamo a posto. Ecco qua. Andiamo a tagliare il nostro tonno, che poi andremo a servire. Quindi vedete che all'interno è ancora morbido e vedi? Crudo, esatto. Come deve essere. Quindi ricordate bene come va cotto. Cotto. Poi dipende da se ti piace più cotto, lo lascialo. Sì, poi sempre ripetiamo in base ai propri gusti. Ok, attendiamo che la scarola si finisce di cucinare e torniamo presto da voi. Torniamo tra poco. Ciao. Ciao. Eccoci qui, tutti i nostri ingredienti sono pronti, sono pronti per essere impiattati. Andiamo? Vai. Prego, chef. Mettiamo il nostro tonno un po' così. Qua. Vedete con quanta cura lo chef prepara il nostro piatto. Nostra, guarda che bella. Ecco, è bella, ho preso questo. È stato un altro modo per cucinare. Certo. La classica scarola. Sì. E la nostra salsa tonnata. Ricordiamo senza maionese. Questa è la classica salsa tonnata. Guardate il tocco. Ecco qua. Dell'esperienza del nostro chef. Qua dobbiamo toglierlo, sono molto pignolo. Un filo d'olio sempre extravergine d'oliva. Ecco qua, il nostro piatto è pronto. È pronto. Beh, direi che
Io però, chef, volevo fare una considerazione. Sì. Un piatto di gran gourmet, quindi un piatto importante, ad un piatto importante, io abbinerei un vino importante. Hai perfettamente ragione e a tal proposito invitiamo un nostro caro amico Enrico. Ecco, grande produttore di vini. Ciao del Basso Molise, piacere. Piacere, benvenuto in cucina con lo chef. Grazie a voi dell'invito. Bene. Noi oggi abbiamo preparato del tonno, abbiamo, ti dico lì, ingredienti un po' principali, pistacchio, mandorle, scarola, salsa tonnata. Beh, un piatto abbastanza complesso, quindi con gusti molto importanti e decisi, direi, su certo, questo. Certo, ecco, parlavamo prima con Rachela, quindi oltre a aver fatto un piatto importante, ci troviamo nella ricetta oggi di Gran Gourmet, è bello anche dare quella nozione in più, dire cosa ci bevo e che vino si potrebbe, ecco, abbinare meglio a questi ingredienti. Beh, in un piatto così complesso ci vuole anche un vino che abbia una sua complessità e un'importanza per amalgamare bene il gusto del cibo con il gusto del vino. Io qui andrei a proporre un Biferno Bianco Gironia, che anch'esso è un vino complesso, è fatto da tre diverse uve e per cui credo che si andrà a combinare molto bene con il cibo e la degustazione. Allora di questo lo prendo vino. In frigo. Sì. Eccomi qua. Quindi a casa mi raccomando. Avete ascoltato questi consigli preziosissimi? Eccoci, ecco qui. Prego. Allora, qui la scelta di questo vino. Adesso andiamo ad aprirlo. Essendo vino che ha una bella complessità e una bella struttura, potrebbe anche essere aperto una buona mezz'ora prima di servirlo, questo bianco. Perché permette a quel vino di riprendere un po' di vivacità sia al naso che poi ovviamente il nostro palato, esatto. Bene. Oggi Rachele siamo al massimo, al top, no? Quindi sì, oggi cibo, veramente... vino. Facciamo una abbiamo dato il meglio. Il classico detto che si dice, no, siamo meglio del Papa, sì. Tra virgolette, no? Si dice così quando eccoci si qui. Ha tutto. Eccoci. Allora, andiamo. Eccoci sicuramente qui. Allora quindi io andiamo seguo a sentire, i tuoi movimenti, andiamo a sentire questo, il bouquet di questo vino che ha un'intensità a livello di frutti tropicali, quindi sì, poi c'è questa nota floreale e questa speziatura che questo vino permette, diciamo, di sentire veramente al naso, sì. Poi benissimo. Ovviamente andando alla parte degustativa, quindi a livello del nostro palato, si può. Il nostro palato, sentiamo questa bellissima complessità che ha questo vino, quindi bello pieno, sapido, vero, vero, armonico, quindi questa mineralità, quindi combinando con gli piatto. Ingredienti di questo piatto, credo che possa esaltare e portare, diciamo, a un'ottima degustazione del cibo e del vino. Beh, qua siamo ai massimi livelli. Esatto. Buon appetito e buona ripetizione, se volete, a casa. Salutiamo il nostro Enrico per esserci venuto a trovare e spiegare ospite, e grazie. Grazie a voi. Grazie, alla prossima noi puntata. Noi vi salutiamo e buon appetito, alla prossima puntata. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Borgo di Colloredo, La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice Il Fiore del Latte, Esi Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua.